Buongiorno, mi chiamo Martina Cairan, frequento la classe quinta RIM dell'Istituto Tecnico in Audi Scarpa. Oggi parlerò di Nicole Fontaine. Nicole Fontaine nacque il 16 gennaio del 1942 in Normandia, in Francia, e studiò giurisprudenza. Dal 1975 al 1981 fu membro del Consiglio Superiore dell'Istruzione Nazionale, francese. E dal 1980 al 1984 del Consiglio Sociale Economico. Nel giugno del 1984 fu eletta a Parlamento europeo proprio grazie al suo ruolo di rilievo nei dibattiti sull'insegnamento privato. Nicole Fontaine fu la seconda presidente donna del Parlamento europeo e restò in carica dal 1999 al 2002. Durante questo periodo avviò un processo di riforma dei metodi di lavoro del Parlamento europeo per avvicinare l'istituzione ai cittadini. Infatti, essa si impegnò a favore di un'Europa dei cittadini, concentrandosi soprattutto su progetti riguardanti l'uguaglianza di genere e l'istruzione giovanile. Durante la sua presidenza, lavorò senza tregua per il dibattito e la pace, e nel 2000 riuscì a riunire i presidenti del Parlamento palestinese e israeliano. Nicole Fontaine è rimasta attiva nel dibattito per migliorare l'Unione Europea fino agli ultimi anni della sua vita. La sua dedizione per gli ideali europei è stata premiata tramite il conferimento di numerosi premi, tra cui la medaglia Robert Schuman e il titolo di Commendatore dell'Ordine Nazionale al Merito.